Direi che possiamo iniziare subito con questo video. Andiamo ad attivare un modulo ESC. Dimmi che stai scherzando, ti prego. Dimmi che sei ironico e non l'hai fatto davvero. Dimmi che non hai veramente iniziato a sistemare il prato adesso. No, io non so cosa dire. Va bene. Salve a tutti ragazzi, sto facendo quest'intro alla fine del video perché prima c'erano delle persone ed ero triggeratissimo. Comunque quest'oggi siamo su Pokémon Go, siamo in Trentino e come vedrete nel video andrò ad attivare un modulo ESC nel Pokéstop che vedete qua e vedremo che Pokémon riusciremo a trovare per 30 minuti in questa regione italiana. Vi invito a lasciare un mi piace e vi ricordo che il video è un video prova, insomma non ho mai fatto un video di questo genere all'aperto, quindi se ci sono degli errori nell'audio o robe del genere vi invito comunque a fare delle critiche costruttive nei commenti e a darmi consigli anche su come gioco a Pokémon Go per permettermi di migliorare in questi contenuti. Detto ciò, non vi rubo altro tempo e direi di iniziare subito con il video. Ah, e scusatemi per la voce da ebete all'inizio, ma c'erano delle persone ed ero triggerato a morte. Dunque, attiviamo il nostro modulo ESC e vediamo un attimo che cosa succede. Allora, iniziano ad apparire Pidgey, Swablu, ok, un po' di gente abbastanza inutile. Andiamo a prendere Swablu perché Pidgey e gli altri, sinceramente, possiamo anche farne meno. In realtà Swablu è... ottimo tiro, perfetto. Swablu mi servirebbe perché dovrei farmi altare. Ho 400 caramelle, però sono tantine, ragazzi. Ora che le trovo, probabilmente è il 2019. Vediamo un attimo. Ok, preso, molto easy, perfetto. Allora, Zigzag, vabbè, attacchiamo a prendere anche loro così almeno li spolpiamo. Mi sono dimenticato, dovevo mettere preferiti ai Pokémon che catturiamo, così alla fine possiamo fare un recap decente di cosa abbiamo trovato. Scusate la voce sommessa, ma essendo fuori mi vergogno tantissimo. Ok, preso anche Zigzag, perfetto. Poi dopo chiaramente li libererò, quelli che non mi serviranno, però almeno per un recap direi di metterli tra i preferiti. Ecco, premendo la stellina. Allora, andiamo di Pidgey. Preso, perfetto, mi sento potentissimo. Facciamo una bella cosa, attiviamo anche un aroma, nel dubbio, così almeno attraiamo più cose. Però c'è gente che fa casino, mannaggia la madonna. Oh, Eevee, perfetto. Eevee, ragazzi, è fondamentale, ci serve un casino Eevee, perché poi dopo ci sarà l'evento. Ora non so quando vedrete questo video, non so se sarà già attivo l'evento, ma ci sarà l'evento in cui ci saranno un casino di Eevee e ci serviranno, perché essendoci la quarta generazione ci saranno Glaceon e Leafeon e lì saranno cazzi. Allora, tra l'altro non ho neanche tantissime, poco alcuni nel caso poi le acquisto, ragazzi. Vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di utile. Dai, con un Ultra Ball, perfetto, ce l'abbiamo. Devo farmi scorte di Eevee, ragazzi, perché poi troviamo Glaceon e compagnia. Ah, tra l'altro ho sbloccato un obiettivo, buono sapersi. Dai, 500 polvere di stelle, fattibile. Attenzione, Natu, ah, mi sono dimenticato di mettere il preferito a Eevee, mannaggia me, devo farmi un post-it. Sono un cretino, comunque Natu ci sta, ragazzi, buono. Anche se in realtà c'è già Xatu, però Natu è un buon Pokémon. Non è poi così comune, credo. Almeno non in queste zone, però noi nel dubbio lo prendiamo, ragazzi. E lo mettiamo subito tra i preferiti, perfetto. Per ora niente di eccezionale, voglio vedere se trovo qualcosa di più interessante. Dai, gira, mannaggia te. Oh, le, ci siamo. No, non ci siamo. Adesso ci siamo, adesso ci siamo. Devi... come riprova più tardi. Gira. Ok, perfetto. 3 Pokéball. Ok, ci possono tornare utili. A me piacerebbe un botto, ragazzi, fare sti video sulle montagne, ma purtroppo io sti video sulle montagne non li posso fare perché non posso portare il computer. Ora sono qui col portatile. Porto il portatile su una montagna, al 100% mi cade da un burrone, si fracassa contro una roccia. Però sarebbe figo anche perché sulle montagne trovi Pokémon diversi invece che stare qua ad aspettare Gentaglia. Ladybug. Tra tutti i Pokémon che potevano venire fuori, Ladybug. Prendiamo sesto Ladybug. Fermo, devi stare fermo. Ok, perfetto, ha cominciato a impazzire, ragazzi. Dai, vediamo se riusciamo a prenderlo in maniera decente. 1, 2, ho fatto un tiro ottimo con la Pokéball, quindi direi che sì, perfetto, ci siamo. Ragazzi, c'è una 15ina di Swablu, è incredibile. Liberiamoli tutti e mettiamo preferito l'unico che ho, che è quello al 555, che poi è quello designato per diventare Altaria, perché tutti questi Swablu direi che ci servono poco. Nosepass, anche lui, ragazzi, è importantissimo. Ci serve perché poi verrà inserito Probobass e quindi questo qua potrebbe tornarci davvero utile. Allora, gli tiro una Mega Ball perché Nosepass dovrebbe avere un bel catch rate, se non ricordo male. Perfetto, uno dei peggiori tiri della storia. Così ci alleniamo anche per Let's Go Pikachu. Let's go Eevee, vai. Pokéball tirata. Non ho fatto neanche un buon tiro. Infatti Nosepass si è liberato. Manco gli avessi cercato di prendere tipo Ash nel primo episodio dell'anime con le borse. Con le borse lo prendeva, sì, una roba del genere. Ha provato a prendere Spearow, non Nosepass, chiaramente, perché è la terza generazione Nosepass. Comunque l'abbiamo preso, buono, perfetto. Adesso vediamo un attimo le sue caratteristiche. Niente di particolare, però abbiamo 46 caramelle Nosepass. Chissà se Probobass sarà ottenibile in qualche modo particolare, non lo so ancora. Però comunque se sarà ottenibile in qualche modo sarà attorno alle 50 caramelle.
stelle, quindi ottimo. Attenzione signori, Rayon ci sta un botto perché io ho un Rhydon da potenziare, quindi mi serve un casino. Allora, nel dubbio gli tiro una banca Lampon, visto che ne ho 81. E andiamo di Pokéball, ho fatto un tiro orribile, devo andare in carcere per sta cosa. Vediamo se riesco a prenderlo perché gli ho dato la bacca, quindi potrei comunque riuscirci. E infatti signori, la potenza. Ovviamente figuriamoci se mi sono ricordato prima di mettere Nosepass tra i preferiti, vado però a rimediare subito. Oh, fermi, che è successo? Allora, Zigzagoon e Wishmoor. Allora, andiamo di Wishmoor innanzitutto. Oh, non mi servono entrambi a nulla, però almeno grazie Wishmoor, sei stato veramente simpatico. Allora, vediamo di prenderlo, gli ho fatto un buon tiro con la Pokéball, quindi allora, essendo Wishmoor un Pokémon abbastanza banale. Ok, preso, perfetto, ho aggiornato la lista dei preferiti per poi andare a vedere chi abbiamo trovato in questa catch. Allora, preferiti, Wishmoor preso, ma lì ho visto anche uno Zigzagoon, che è un Pokémon inutile, però ragazzi, ci è venuto fuori, proviamo a prenderlo. Io ragazzi odio Zigzagoon, odio profondamente questo Pokémon. In Pokémon Go è incatturabile, cioè si muove a destra manca manco avesse il Parkinson. Ok, perfetto, preso Zigzagoon, vediamo un attimo che cosa riusciamo a tirare fuori da questo Zigzagoon. Assolutamente niente, mettiamolo nei preferiti e poi lo libereremo, finito questo video. E sentite anche l'ambient della zona che è molto carino con il ruscello, spero che non copra troppo, perché io vi giuro che questo posto era tranquillo fino a ieri. Oggi c'è un casino boia. Allora, siamo a metà esca e per adesso non ho trovato nulla di così eclatante, se non qualche Pokémon che mi servirà in futuro per la quarta generazione per potenziare altri Pokémon. Dammi le tre Pokéball, perfetto. Praticamente un Pokéstop quando inizi ad abusare sessualmente di lui ti dà sempre tre Pokéball per darti il contentino. Markrow. Markrow ragazzi è un altro che ci serve per la quarta generazione. Ce l'ho già e questo è fortissimo. Ed è pure un problema catturarlo. Ora siccome ho 3000 Baccanas gliene do una e provo a tirargli una Mega Ball. Vai. Preso, perfetto. Tiro ottimo con la Mega Ball Baccanas. Dai, vediamo se riesco a prenderlo a sto giro. Scusate i capelli ma ormai... Minchia, ma sei impresentabile, signorino. Madonna, ma quanto scusate, ogni tanto tiro delle occhiate di là, però voglio controllare di non fare figure di merda eccessive. Allora, vai, Ultra Ball. Dai, almeno no, prendilo, almeno un cazzo. Fanne un altro. Marco è scappato. Porca di quella puttana. Oddio, Wymer! C'è Wymer! Ragazzi, cos'è successo? Ok che c'è il ruscello, ma sono in montagna. Se voi girate di là, vedete i monti, i colli, le valli. Cosa ci fai tu qui? Ok, tiro ottimo con la Mega Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo, ragazzi. Ma triggerato, non me l'aspettavo Wymer. Tra l'altro scarsissimo, quindi lo libererò instant. Preso, signori! Ma quanto sono potente! Zigzagoon, niente. Zigzagoon è il re del Trentino, signori. Non c'è niente da fare. Vabbè, pigliamo anche lui. Se ti metti a... Se inizi a muoverti, ti giuro, ti faccio fare una fine orribile. Ok, perfetto, ragazzi. Anche Zigzagoon che tanto avevano già trovato, però vediamo quanti Zigzagoon riusciamo a prendere a sto giro. Potrei fare una Zigzagoon challenge per quanto mi riguarda. Quindi attenzione che è apparso Wishmoor di nuovo, incredibile signori. Wishmoor è ovunque. Vi dicevo, vedrete questo video lunedì e poi volevo dirvi che apprezzo questi tipi di video perché sono un po' tipo vlog, no? Così sapete dove sono, vedete i posti in cui vado, insomma vi rendo un po' più partecipi della mia giornata. È una cosa carina, può funzionare. Ovviamente è un contenuto blando, lo sapete benissimo, però ogni tanto può andare. Siccome farò dei video veramente impegnativi quest'estate, fare queste cose qua, tra l'altro c'ho 100 miliardi alla dodicesima di caramelle Wishmoor. Dai, ma qualcosa di più utile, cioè scusatemi, io voglio dire Teddy Ursa mi serve, Geodude mi serve, devo farmi Golem Alola. Ah, tra l'altro facciamo una cosa, colgo l'occasione per salutare i miei 131 amici che vedete sfollare qua. Come potete vedere i pacchi amicizia sono tantissimi e io oggi ho finito il massimo di pacchi apribili, quindi tutti questi qua vorrà dire che li dovrò aprire nei prossimi giorni, mentre aprirò altri pacchi ne arriveranno altri ancora, quindi sarà un suicidio. Comunque saluto tutti. Basta Zigzag, non è possibile, ma sei ovunque, ma sei ovunque, ma guarda, ma poi mi tiri le testate alle Pokéball, ma io non ci credo. Saranno 4 o 5 sti Zigzagoon che ho trovato, cioè impossibile, sono come nei giochi originali, seguono paro paro i giochi originali Zigzagoon, perfetto. Io speravo col modulo esca, io mi sono detto nella mia testa, cazzo dai che viene fuori Onix, siamo in montagna. Zigzagoon. Oh vabbè, Swablu. Tra l'altro mi sto chiedendo, no, Swablu è al 555 con 400 caramelle. Evolvere uno Swablu al 555 ti fa arrivare Altaria al 3000, perché altrimenti non si spiegherebbero le 400 caramelle, cioè sarebbe un suicidio. Nel mentre comunque, preso Swablu, abbiamo anche più 6 caramelle, lo mettiamo nei preferiti, ma poi saprete che lo libererò sicuramente. Niente, comunque ho preso il modulo esca dei poveri, non mi dà un cazzo, perfetto. Oh aspettate, Opip, c'ho 13 linee evolutive di questo Pokémon, devo trovare Opip. Pigliamo Opip, poi la prima cosa che farò dopo è liberarlo questo Opip. Grazie, via, sì, ma non ti voglio più vedere sulla faccia dell'esistenza cosmica. Oh, qualcosa di... Shapet! Shapet Eevee, oddio, Shapet Eevee, calma. Shapet mi serve assolutamente perché devo fare una challenge e devo farmi banet. Eevee mi serve per i motivi che vi ho detto prima. Ok, sono apparsi due Pokémon dal nulla utilissimi. Porca di quella puttana, ti odio. Guardali, io non li sopporto quando fanno così. Niente da fare, porca di quella puttana. Non ti muovere?
Ok, sono riuscito a prenderlo perlomeno. Penso di averlo preso sul lato del... Che culo. Pokémon di tipo spettro presi 8. Non me l'aspettavo di trovare Shuppet e tra poco posso addirittura farmi Banette. Quindi Stellina e adesso ci andiamo a pigliare anche Leafy che sta qua, perché Eevee ragazzi ci servirà per fare Glaceon e Leafeon. Allora è un Eevee quindi ha un catch rate molto alto, però potremmo farcela lo stesso. Sì. Olè, si è rifatto pure il Pokéstop. Rigiriamolo e ridammi le solite cose inutili. È andata via l'esca. Ragazzi, abbiamo finito. L'esca è finita, abbiamo ottenuto tutti i Pokémon. Adesso facciamo un piccolo recap e vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Allora, abbiamo trovato un Eevee, un Rior, Nosepass, Swablu, Natu, un altro Eevee, un altro Swablu, Shuppet che mi serviva tantissimo, Pidgey, Ladybug, Zigzagoon, Wishmoor, Zigzagoon, Wilmer che non si capisce perché, Opip, Wishmoor, ancora Zigzagoon e basta, perché gli altri Pokémon sono i Pokémon del mio team. Vedete che qui c'ho il mio amatissimo Rhydon da potenziare e grazie alle caramelle ottenute riuscirò a farlo. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, era un video prova, era un video che non avevo mai fatto, quindi se ci sono degli errori cercherò di migliorare in futuro con altri video di questo genere. Fatemi sapere se avete dei consigli e delle critiche da fare riguardo al modo in cui gioco o in generale riguardo al video, perché mi saranno utilissime per migliorare in futuro. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, mandatemi pure l'amicizia su Pokémon Go, trovate il codice in descrizione se mi ricordo. Detto ciò, un like, un commento, un'iscrizione al canale, mi raccomando i social. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!